Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Qui il Franz, NBA Revival Zone. Oggi parliamo di questo signore qui, John Wall, che negli anni che furono era un giocatore che adoravo personalmente. Perché parliamo di John Wall? Perché è uscita la news ieri. Gli Houston Rockets e il fu All-Star degli Washington Wizards, nonché secondo giocatore che prende più soldi a livello di stipendio in NBA, nonché giocatore che è praticamente da 3 anni che non gioca con continuità, nonché giocatore di soli 31 anni, se stiamo lì a guardare il pelo nell'uovo, gli Houston Rockets e questo giocatore, ovvero Giovanni Muro, stanno cercando di trovare un accordo per una trade. È complesso, è molto complesso perché nessuno sano di mente punterebbe il proprio futuro, i propri soldi su un giocatore che è 3 anni che non gioca. L'anno scorso ha giocato anche abbastanza bene a inizio anno, poi si è di nuovo fatto male, si è fermato, ha saltato il resto della stagione. Un giocatore di 31 anni, sebbene si chiami John Wall. Io però, così, su due piedi, ho messo in piedi un'ipotesi di trade che ovviamente coinvolgerebbe Ben Simmons. Perché Ben Simmons? Perché i Philadelphia 76ers? Per tante questioni. Cerco di spiegarvele, cerco di convincervi della bontà di questa ipotesi di trade. Se siete pronti andiamo a vedercela immediatamente. Ok ragazzi, le trade che avevo ipotizzato sono in realtà due, non è una sola. Una è un po' più folle, nel senso che è quella che vedete e che andrò a descrivere. L'altra è un po' più ponderata. In ogni caso, teniamo presente che John Wall ha chiesto espressamente agli Houston Rockets di trovare una trade con una contender. Per questo io ho escluso squadre come Sacramento, come Cleveland, come Orlando, queste squadre qua, perché credo che Houston stia cercando di contattare le principali contender. Siccome ritengo Philadelphia e l'altra squadra, che poi andremo a vedere, due contender, magari non in quest'anno che viene, forse in futuro, chi lo sa, ho cercato di ipotizzare due trade e di dare motivazioni per queste trade. Allora, la prima è quella con Philadelphia. Della situazione di Ben Simmons sappiamo tutto, ovvero che è in rotta con i Philadelphia 76ers, che non si presenterà al training camp, che quindi verrà multato di conseguenza con più di $1 milione di multa. Bruscolini per lui, però intanto $1,5 milioni. Dall'altra parte John Wall non è in guerra con gli Houston Rockets, è semplicemente fuori da un progetto di rebuilding e ha chiesto, giustamente, di trovargli una sistemazione alternativa. Perché ho ipotizzato questa trade? Beh, sponda Houston Rockets, punti su un giocatore come Ben Simmons, che è già All-Star, che ha 25 anni, che ha enormi margini di miglioramento. Pensiamo solamente se dovesse prendere fiducia uscito da Philadelphia, come ha fatto Fultz a Orlando, quindi ricominciare o cominciare a tirare, avere più, essere più deciso da un punto di vista offensivo. Gli Houston Rockets potrebbero partire da un core con Simmons, Jalen Green, Christian Wood, che insomma schifo non farebbe. Aggiungiamoci magari anche Jason Tate, schifo, ribadisco, non farebbe. In secondo luogo, porterebbero in casa anche Shake Milton, Paul Reed e Isaiah Joe. Per quanto riguarda queste tre prese, sono chiaramente dovute all'adeguamento, all'obbligo di dover inserire dei contratti in una trade che prevede l'arrivo di un giocatore come John Wall, che prende 44 milioni e 3 quest'anno e ha una player option per l'anno prossimo da 47 e passa milioni. Perché ho inserito Kevin Porter Jr.? Perché attualmente uno scambio che coinvolga solamente Ben Simmons e solamente John Wall, più eventualmente Bruscolini lato Philadelphia, parlo di Paul Reed e Isaiah Joe, non sarebbe costruttivo per i Philadelphia 76ers. Potrebbero arrivare queste scelte, quelle che ho messo, potrebbero arrivarne anche altre, perché Houston ne ha parecchie, sia sue, sia di Brooklyn con la trade Harden, sia una scelta, mi pare, di OKC. Per cui ho inserito Kevin Porter Jr. perché? Perché oltre a Ben Simmons, sulla carta playmaker, arriverebbe Shake Milton, che potrebbe fare il vice playmaker, ci sarebbe comunque Jalen Green, che può portare palla, e da quel punto di vista gli Houston Rockets sarebbero coperti. Altra cosa,
I Philadelphia 76ers si prenderebbero John Wall per il presente, con la possibilità di vederlo sano, ma alla scadenza del contratto di John Wall potrebbero offrire soldi a Kevin Porter Jr. per rimanere lì. Ho aggiunto, come detto, tre scelte, perché secondo me una trade che coinvolga Ben Simmons e John Wall è palesemente, per come stanno le cose attualmente, troppo a favore di Houston, perché John Wall non gioca da tre anni, perché Kevin Porter Jr. Sostanzialmente era fuori rosa a Cleveland prima che i Rockets gli dessero un'opportunità, e ha un talento enorme, ma tutto da vedere. Per cui, insomma, in questa trade, secondo me, Houston avrebbe un 25enne come Simmons su cui puntare da subito, tre giocatori che hanno due anni di contratto e comunque prendono poco e comunque sono giovani. Shake Milton può fare il vice, il playmaker di riserva. Dall'altra parte, se John Wall sta bene, i 76ers hanno trovato il playmaker che cercano. Se John Wall non dovesse stare bene, hanno la scommessa Kevin Porter Jr. a cui poter dare soldi nel momento in cui John Wall dovesse scadere. Questa è la prima ipotesi di trade che ho pensato, quindi Houston Rockets e Philadelphia 76ers. La seconda trade, e forse quella ancora più interessante, è questa qui. Perché i Clippers? Perché i Clippers sono da un paio d'anni almeno alla ricerca di un playmaker. Hanno preso Luke Kennard strapagandolo l'anno scorso, hanno preso quest'anno Eric Bledsoe in una serie di trade che ha portato il poro Bledsoe dove tutto ebbe inizio, quindi ai Clippers, e poi devono mettere sul piatto un contratto come quello di Sergione Ibaka, che ai Clippers in realtà potrebbe fare molto comodo, ma che nella passata stagione è stato vittima di infortuni che hanno privato i Clippers del nostro grande Sergione. Un contratto da meno di 10 milioni che andrebbe in scadenza, quindi per i Rockets che sono in rebuilding, prendersi un contratto di quel tipo in scadenza è tanta roba. Tanta roba anche prendersi un contratto come quello di Eric Bledsoe da 18-1, che è ancora un altro anno di contratto, ma Houston non credo voglia vincere né quest'anno né l'anno prossimo, quindi ci sta di assorbire un contratto come quello di Eric Bledsoe, avere comunque un playmaker e poi lasciarlo andare via in free agency. E poi Luke Kennard, che invece insomma è relativamente giovane, è un giocatore che ai Clippers, sebbene abbia giocato poco nella prima parte, è poi risultato abbastanza decisivo per quanto riguarda la post-season, e dall'altra parte arriva John Wall. Chiaro che ti porti in casa un giocatore che non gioca da tre anni, in una squadra senza Kawhi Leonard per tutta questa stagione, ma nella prossima stagione potresti sperare o di rifirmarlo a meno e quindi avere un core John Wall, Kawhi Leonard, Paul George, oppure dovesse esercitare la sua opzione da 47, comunque avere per una stagione un trio di assoluto rispetto, se stanno tutti e tre bene. Questa è l'ipotesi di trade Clippers, quindi ho preso due contender, potenziali contender, perché nel caso dei Clippers senza Kawhi dubito che possano arrivare al titolo, però queste sono le mie due ipotesi. Ditemi cosa ne pensate utilizzando i commenti qui sotto. Un'ultima cosa, John Wall, Clutch Sport. Il suo procuratore è Rich Paul. Ora, se gli Houston Rockets non dovessero trovare una trade adeguata e contrattare un buyout, a quel punto, al minimo salariale, potrebbe andare ovunque. Rich Paul, Clutch Sport. C'è da dire che altre news in realtà ci sono. I Denver Nuggets hanno esteso il contratto di Aaron Gordon, 92 milioni per i prossimi 4 anni, dando fiducia al roster che avevano. Hanno rinnovato tutti, esteso tutti. Deve solo rientrare Jamal Murray. C'è un giocatore poi che è in rampa di lancio a 41 anni, ovvero Jamal Crawford. Jamal Crawford ha dichiarato di voler giocare in una contender. I Lakers hanno due slot a roster. C'è Jamal Crawford. Abbiamo detto di Manimal negli scorsi giorni. Due giocatori che potrebbero rientrare nel giro NBA
e possibilmente vincere anche un anello, per quanto non me ne sbatta una fava di Manimal, insomma, un anellino a Jamal Crawford, LeBron.